ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un altro video della serie tutorial per principianti. Siamo più o meno al quarto, credo quinto episodio, e nel video di oggi farò vedere come io applico il mascara, perché può sembrare una cosa scontata, ma secondo me con le giuste attenzioni si riesce ad ottenere ovviamente un risultato migliore rispetto al solito. Spesso infatti mi viene chiesto che mascara usi, come lo applichi, spesso, cioè in realtà ogni tanto, però secondo me fa proprio tanto la differenza l'applicazione del mascara. Io lo applico più o meno in 2-3 modi diversi. L'altra volta ho provato un metodo diverso e ho visto subito che una mia amica mi ha detto: che mascara usi? Io in realtà ho usato sempre lo stesso, avevo cambiato solo il metodo di applicazione per fare quel video. E quindi oggi vedremo i miei trucchetti su come avere delle ciglia super, che è già un video che in realtà ho fatto all'inizio del canale, quindi nel 2019, che solo in pochi si ricorderanno, in pochissimi, tipo mia mamma. Come per l'estate vi interessasse una base di questo tipo, quindi uniformata sì, però in realtà con pochissimi prodotti anche leggeri, vi lascio il video qua su, mentre adesso appunto ci concentriamo sui trucchetti utili. Prima di tutto, ovviamente, secondo me, quando voglio avere le ciglia davvero, davvero super, magari tipo per un'occasione speciale, immancabile il piegaciglia. Se non avete questo strumentino magico, potete utilizzare, ci sono dei video in cui utilizzano il cucchiaio, ma sinceramente ve lo sconsiglio. Io quando ero più giovane utilizzavo in realtà il phon, quindi direte, ma in che senso il phon? Sì. Puntavo il phon, quindi il getto d'aria del phon, ovviamente freddo, in viso, in modo tale che le ciglia le prendesse dal basso verso l'alto e da sole praticamente si incurvassero. Ma quello è, diciamo, un trucchetto un po' longevo. Se non l'avete mai utilizzato, non abbiate paura, costa tipo 1 euro e non mi mangio, non fa assolutamente nulla. Quello che dovrete fare è aprire il piegaciglia, inserire le ciglia superiori all'interno facendo combaciare questa parte con l'angolo interno e la parte finale con l'angolo esterno. Assicuratevi che tutte le ciglia siano dentro e piano piano andate a piegare. Ovviamente, cioè, non succede niente, un po' come fare letteralmente la piega alle ciglia. Basti guardare già la differenza, praticamente occhio addormentato, occhio super sveglio. Intanto riscaldano il piegaciglia, io sinceramente vi sconsiglio perché tanto funziona benissimo anche così. Stessa cosa di qua, schiaccio quindi vicino la base delle ciglia e sto giusto qualche secondo. Cioè, questa cosa praticamente evidenzia quanto le mie ciglia siano poco curvate. E di questa cosa non me ne rendo mai conto perché ho le ciglia abbastanza lunghe, però effettivamente così sono molto più lunghe. Il vostro mascara preferito. Io ultimamente, da dicembre più o meno a questa parte, mi sono ritrovata ad utilizzare questo qui di Dilly Hicca, quindi l'Angelic Touch, in collaborazione con Cosmefy. Caruccio, niente male. In realtà il mio preferito da sempre è l'Infinity Lashes di Wycon, che ultimamente non ho in questo momento in Makeup Collection perché ne avevo due, ma si era rovinato tutto il pack e ogni volta mi rimanevano le mani tutte nere e il make-up diventava uno schifo, quindi li ho buttati onestamente perché erano un po' vecchiotti. Seconda cosa importantissima per non commettere errori, io guardo sempre uno specchietto posto in basso, in modo tale che guardando in basso non vado a sporcare la palpebra col mascara, o almeno questo dovrebbe essere l'intento. E questo qui secondo me è un trucchetto salvavita perché evita di rovinare qualunque tipo di make up. Quindi dall'inquadratura non si vedrà tanto, ma io ho lo specchietto di una palette qui in basso e vado a intensificare in primis la base delle ciglia, quindi per dare molto volume. Non vado a pettinare le punte, se no si accumula troppo prodotto sulle punte e poi diventa un po' effetto ragnetto, quindi tampono e vado un po' a zig zag solo sulla base e magari ogni tanto ruoto anche lo scovolino. Un errore che si commette spesso è quello di stratificare tanto 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 fino alle punte, e se tu stratifichi fino alle punte si accumula tanto di quel prodotto che poi le ciglia si vanno un po' troppo ad appiccicare. Quindi vado solo sulla base, tra l'altro questo mascara è ormai quasi secco, quindi urge comprarne uno nuovo.
Una volta soddisfatto del lavoro che ho fatto alla base delle mie ciglia, vado un po' a portare il prodotto fino a su, ruotando lo scovolino e alzando. Che dite? Dai, c'è un bel po' di differenza. Voi fidatevi che applicando uno specchietto in basso non solo non sporcherete la palpebra, o almeno lo spero per voi, ma in questo modo è come se le ciglia fossero a ventaglio e quindi il mascara va bene in tutti i punti. Vedete, sto solo poggiando lo scovolino alla base. Ogni tanto ruoto un po' il prodotto. Quando devo fare l'angolo interno inverto sempre il braccio, quindi da così vado così. Vado un po' anche all'angolo interno. Praticamente secondo me questo metodo di applicazione dovrebbe chiamarsi mascara effetto ciglia finte. Ditemi se vi piace l'effetto, che poi ammettiamolo, quando siamo bronzati, un filo di mascara, un po' di gloss e siamo pronti per andare in giro, perché comunque, cioè, guardate che effetto. Per intensificare ancora di più lo sguardo, matita marrone scuro, e vado praticamente ad applicarla all'angolo interno superiore, in modo tale che si camuffi ancora di più con la banda delle ciglia e che risultino ancora più scure. In questo modo. Ah, che sensazione terribile. Ditemi che anche voi soffrite quando applicate le matite nella parte superiore dell'occhio. Quindi questo è il risultato finale. Ovviamente non vi garantisco che verrà esattamente come me, perché comunque ho le ciglia lunghe di base, ma secondo me, fidatevi, che questi piccoli accorgimenti vi aiuteranno tanto. Qualora vi capiti di combinare casini e il mascara fa un po' i grumi, esistono strumenti di questo tipo che sono letteralmente dei pettinini per ciglia, per cui quando il mascara è ancora bagnato potete andare a pettinare l'estremità per rimuovere l'eccesso. Anche questo super utile. Vi consiglio di utilizzarlo proprio solo se estremamente necessario, se no va a alterare un po' l'effetto del mascara, perché è come se lo levaste. Però quando capita che c'è un grumettino, super utile. Ah, eccolo! Lui era il mascara di cui vi parlavo poco fa. Come potete vedere, questo strato un po' grigino non è sporco, bensì tutta la pellicola che è andata via e lascia queste particelle nere che ogni volta mi ritrovo dappertutto. Quindi, ecco, per esempio. Inoltre, se avete le ciglia corte o comunque ne avete poche, vi ricordo che tanti anni fa esistevano per esempio delle essence, delle fibre, che voi applicate quando avete il mascara bagnato e poi ripassando un altro abbondante strato di mascara loro si posizionano e fanno un perfetto illusione ottica di ciglia più lunghe. Non so se ancora esistono queste di essence in mercato, ma sono sicura che su Amazon, scrivendo mascara con fibre o fibre appunto per le ciglia, troverete un'infinità di risultati. Di recente, se non erro, mia mamma mi ha fatto vedere che ne aveva preso uno simile con le fibre e si può provare anche questo escamotage se non si hanno delle belle ciglia. Io sono molto soddisfatta del risultato. Questo video mi sa tanto di banalità perché penso che sia una cosa che tutti sappiano fare, ma magari non è scontato e qualche trucchetto di questo tipo potrebbe, non so, svoltarvi un po' la vita o aiutarvi. Quindi spero tanto che questo video vi sia stato utile e vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!